Ciao, come stai? Sono Gianluca del team di Customer Success di Check-in ed oggi ti parlerò della funzionalità per verificare l'identità degli ospiti online. Questa funzionalità è utilissima, soprattutto nel caso in cui vuoi utilizzare pure la funzionalità di accesso remoto, che ti permette appunto usufruire di tutte le integrazioni che abbiamo con le serrature elettroniche. Quindi potresti verificare l'identità degli ospiti online e poi inviare loro, solo dopo aver verificato l'identità online, la chiave virtuale per poter accedere remotamente all'alloggio. Però potresti attivare comunque sia la funzionalità della verifica identità pure nel caso in cui utilizzassi semplicemente il nostro check-in online e volessi appunto comparare i dati che inseriscono manualmente da inviare alla polizia con una foto del proprio del documento identità degli ospiti, no? Vediamo subito come impostare il tutto. Dovete scegliere un alloggio in cui volete attivare la funzionalità, quindi scendi giù alla sezione verifica d'identità. Clicchi su attiva la verifica identità, qui hai due opzioni. In pratica qui viene richiesto solo la foto del documento agli ospiti e inoltre è super utile perché check-in verifica che realmente l'ospite stia facendo una foto a un documento leggendo il codice MRZ. Il codice MRZ è quello che trovate nelle nuove carte d'identità nel retro, in basso o qui nei passaporti, no? Questo è l'MRZ. Ok, quindi abbiamo queste due opzioni, o questa, solo foto del documento, o un match biometrico, cioè viene richiesto pure di scattarsi un selfie agli ospiti. Poi viene estrapolata la foto dal documento identità, comparata con il selfie, e immaginatevi stiate usando pure la funzionalità di accesso remoto. Nel caso di match di queste due foto, si può dire a check-in, ok, check-in, solo quando appunto il match biometrico ha esito positivo, invia la chiave virtuale all'ospite, no? Per esempio. Poi c'è l'opzione facoltativo, no? In entrambi i casi. Facoltativo cosa significa? Semplicemente che l'ospite durante il check-in online, se vuole, può saltare il passo in cui deve fare le foto e semplicemente riempire il formulario a mano per inviare i dati alla polizia, no? Quindi in questo caso nella prima prova sceglierò solo la foto del documento e che sia obbligatorio. Avete pure questa opzione, potete scegliere se richiedere solo all'ospite principale di fare la foto del documento e il selfie o a tutti gli ospiti della stessa prenotazione. Per la prova sceglierò questo. Quindi clicco su Salva modifiche. Perfetto, siamo pronti per partire con la prova. L'ospite riceve il check-in online, può cambiare la lingua del check-in online da qui. Vedete, in un secondo si cambia. Ok, lo rimettiamo in italiano. Qui l'ospite registra i suoi dati, lo farò io velocemente come se fossi l'ospite. Perfetto, successivo. Qui è dove dovrà fare la foto del documento. Vi ricordate, ho detto deve fare la foto nella parte del documento dove c'è l'MRZ. Mi farò un selfie, così potete vedere come il sistema darà errore. Sicuramente darà errore il sistema, effettivamente, perché non ha potuto rilevare l'MRZ. Adesso faccio il bravo e faccio una foto del mio documento dove c'è l'MRZ. L'MRZ è questo qui. Quindi faccio la foto. E vedrete come questa volta potrò completare il processo. Esattamente. Qui l'ospite firma il contratto, nel caso l'abbiate attivato. E in tempo reale i dati li trovate nella vostra dashboard. Qui potete vedere i dati dell'ospite e qui la foto dell'ospite, che se volete potete pure scaricare. Adesso vediamo l'altra opzione. L'altra opzione è quella del match biometrico. Quindi andiamo alla sezione alloggi. Ok, sezione alloggi e completiamo appunto di nuovo il setup. Diciamo ok, stavolta è il match biometrico.
Questa volta sceglierò facoltativo, così potete vedere che l'ospite durante il check-in online ha l'opzione per saltarsi il match biometrico. Perfetto. Quindi l'ospite riceve il check-in online e questa volta dovrà fare il match biometrico completo. Quindi farò prima la foto al documento, però occhio, mi farò anziché fare una foto al documento e una al selfie, due selfie, così vi faccio vedere cosa succede. Tra l'altro qui potete vedere come avrebbe potuto saltarsi il biometrico. Quindi faccio la foto a me stesso. Ok, e adesso mi farò un'altra foto, un altro selfie. Ed effettivamente il sistema mi dà errore, perché anziché fare una foto del mio documento e un selfie, ho fatto due selfie. Qui l'ospite può decidere, ok, riprovo o successivo. Clicco su successivo, così vi faccio vedere che opzione avete nella vostra dashboard. Registro velocemente. Qui clicco su successivo. E i dati verranno aggiornati in tempo reale nella mia dashboard di check-in. Ed effettivamente sono già qui. Quindi potete vedere che l'ospite si è registrato online, qui ci sono i dati, e che il match biometrico è fallito. Potete prenderne visione, dite effettivamente ha fatto due selfie. Quindi avete un'opzione o dire vabbè dai, fa nulla, approvo manualmente, o cliccare su invia di nuovo la verifica identità. Tramite questo check-in invia agli ospiti una altra richiesta per rifare il match biometrico. L'ospite riceve una mail come questa e clicca su Complete Verification. Quindi verifica identità in sospeso, clicca su Riprova e qui ripete il processo. Questa volta farò il serio, per cui farò una foto al mio documento dove c'è l'MRZ. Farò il selfie. E il processo è andato ovviamente a buon fine. Se adesso vado di nuovo alla dashboard, il dato è stato aggiornato in tempo reale, stavolta è aggiornato e posso vedere le foto modificate in tempo reale. Che cosa stai aspettando? Attiva la verifica d'identità, automatizza sempre di più il tuo check-in a partire da ora. Ciao!